sulla cosa che doveva controllare non l'ha fatto. Signori, qua ci sono gli stati, tutti i vertici dello Stato, siamo sotto elezioni, dovremmo sapere i nomi prima in un paese civile, e abbiamo un Presidente della Repubblica che dice ci vorrebbe la privacy. Avete capito che paese? Bene, noi prendiamo questa banca, la nazionalizziamo, facciamo due commissioni, benissimo. Poi, adesso capisci perché hanno fatto lo scudo fiscale. Capisci perché? Non era l'imprenditore che portava i soldi, la mano, ma un imprenditore normale, neanche dotato di un minimo di intelligenza, non va a prendersi i soldi adesso e se li riporta qua in un paese che ormai è una merda. Poi non ti dovrei suicidare, di chi ti fidi a portare i soldi qua? E invece loro hanno fatto lo scudo fiscale perché tra loro si fidano, signori. Il 5%, questa gente ha fatto, ora capisci perché il PD non è andato a votare in massa lo scudo fiscale, poteva cadere il governo Berlusconi, io sono diventato matto quel giorno lì, perché ho fatto finta di fare l'opposizione al nano, io preferisco il nano, lo sai, è un centrone, si salva il culo, fa le leggi a persona, ma quello lo sai che è così, ma gli altri che si sono finti, opposizione, questa opposizione al nano, sono i suoi. E sentire questi qui che non vanno a votare, non vanno e fanno passare lo scudo fiscale col 5%, ma è una vergogna qua, ti chiudono l'azienda perché c'è una pressione fiscale del 70%, e loro col 5% si stanno nel loro tangente. D'Alema, questa vergogna di questo finto snob che dice che è sempre collegato nel passato, il telefonino non lo uso, il computer mi dà fastidio, o la stilografica, sai, quelli. A quando gli ha detto come mai non sei andato a votare, ha detto non mi aveva avvertito nessuno per quella cosa importante. È questo. Guardate che noi siamo in emergenza, signori, siamo in emergenza. I partiti sono diventati banche, le banche, i partiti, le imprese dentro le banche, i partiti, c'è questa commissione di conflitto di interesse. Io avevamo già fatto la mappa del potere, su 290 aziende quotate in borsa, 198 hanno 10 consiglieri, 8 consiglieri e insieme, i consiglieri in 8 società diverse, anche in concorrenza, i sindaci insieme in concorrenza, ma è pazzesco questo paese qua! È pazzesco, noi dobbiamo mandarli via tutti immediatamente, questo è un segnale, il 24 e 25 fuori tutti, ma prima di andare via abbiamo diritto a un piccolo spunto digitale, di soddisfazione digitale, noi non siamo violenti, sputiamo sullo schermo, poi chiudiamo, però abbiamo diritto a una verifica fiscale su di loro, loro hanno fatto il redditometro su di noi, facciamo il politometro su di loro. No, non è una fantasia, qua sono tutti ingegneri informatici, abbiamo già i software pronti, si dice di intrecciare qualche dato, non è difficile, prendiamo il patrimonio del politico, da quando è entrato in politica, e poi prendiamo il patrimonio del politico adesso che uscirà e poi facciamo, vediamo se nel mentre il suo patrimonio è questa parola che ci usano, che mi ha sempre terrorizzato, vediamo se il loro patrimonio è congruo, e invece non è congruo, ce lo facciamo restituire i loro lotti, le loro cose, le loro province, i palazzi della regione, le loro televisioni. Sapete che non è un affare, l'abbiamo già fatto, io non sono venuto a chiedervi dei voti, l'abbiamo già fatto, non si aspettava nessuno che il Movimento 5 Stelle si prendesse il comune di Parma, si prende un comune così, ha 980 milioni di debito, è chiaro, ma cosa ha fatto il Movimento 5 Stelle, il sindaco? Si è costituito parte civile per i danni, perché il debito non l'ha fatto lui. Allora si è costituito parte civile, la procura ha aperto l'inchiesta, ha finito l'inchiesta e il sindaco della gestione precedente è andato in galera e hanno bloccato 3 milioni e mezzo di danni e li hanno messi lì a disposizione, poi per i cittadini partigiani. Ma no,
dignità. Bisogna cambiare, non c'è più tempo. Bisogna parlare, guardate, noi siamo una comunità, dobbiamo tramutarci in una comunità, nessuno deve rimanere indietro, nessuno si deve più ammazzare perché perde il lavoro, è una zona questa che ha dato moltissimo, ero con i vostri piccoli imprenditori, artigiani, piccole e medie imprese a Treviso, ci siamo scambiati delle cose, sono deprese, dire poco, sono incazzati come nelle bestie, li hanno traditi tutti, devono delocalizzare, non riescono più a capire, vedono in me qualcosa di nuovo, speriamo, e allora e le categorie, state attenti, cadiamo in una trappola, non loro perché hanno capito benissimo, ma adesso si capisce che questo movimento è un'espansione e allora arrivano le categorie, arrivano i notai, arrivano i commercialisti, arrivano i farmacisti che ti dicono allora, siamo i farmacisti, che cos'è, qual è il vostro programma sulle farmacie? Hai sbagliato domanda, qui non devi fare queste domande, vuoi un programma sulle farmacie, iscrivi al movimento, vieni dentro, ti attivi, fai il tuo programma, lo condividiamo, ti votiamo, entri in Parlamento e fai il farmacista d'assalto in Parlamento, nessuno non si guardate con interesse, siate curiosi, andate a vedere, andate a conoscere questa gente qua, andate nelle televisioni straniere, sapete perché? Perché noi siamo l'unici al mondo parlamentari, il risultato è quello che avete detto dietro, e io a 65 anni non sono un pivello, signore, io non sono un ragazzino, mi sono messo lì a spaventare, ho imparato. E quando ti dicono, ma come facciamo noi pensionati in internet, hai capito? Non è vero, sanno benissimo, i pensionati ci vanno su internet, è peggio, è più difficile per un pensionato aggirarsi con un biglietto nel comune per cercare l'ufficio. Guardate che tutti i televisori a Natale, il prossimo Natale, avranno un wifi dentro e su YouTube c'è sul telecomando c'è un tastino e schiacciando entri subito in rete. È molto semplice, ma non è vero che i pensionati non vanno in rete. Dopo mezzanotte sono solo i pensionati che vanno in rete. Allora, poi per cosa lasciamo perdere? E allora io da casa mia mi sono seduto, ho preso visione dei miei candidati nella mia circoscrizione della Liguria, 25, ho guardato, ho visto il curriculum. Ho visto i filmati, sono stato un po' a pensare, 5 minuti e poi ho dato 3 preferenze da casa mia, 3 figli. Ho votato una professoressa, madre di 3 figli, un precario di 25 anni e un ingegnere. E tutto a costo zero, non avevo chiesto un euro a nessuno, in casa tua. E c'è dietro, il risultato, cari signori, sono questi. Chi è che vi fa vedere? Quelli che andranno in Parlamento un mese prima delle elezioni. Sono qua, li potete vedere. Qua in mezzo non c'è nessun ex magistrato, figlio di industriali o campioni mondiali di canoa, sono persone normali. È la cosa meravigliosa che è successa, che io non credevo, perché abbiamo poche donne nel movimento, perché le donne hanno già da fare per conto loro, la politica. Bene, le poche donne che nel movimento si sono candidate, sono in lista tutte. Quindi se vincerà e avremo il governo, avremo il Parlamento, il 55% di donne, molte più donne che uomini, e questo è un orgoglio che me lo dico. E non sono donne con le labbra fatte a canotto e il cuore di polistirolo, sono donne che lavorano, tirano sui fili, donne che si fanno un culo così. Bisogna siamo in emergenza, non si può lasciare i casi singoli così, non ce la faccio, non abbiamo più tempo, è finito il tempo, mandate a casa subito e puoi fare subito un reddito di cittadinanza come nei paesi loro, nei paesi Danimarca, Olanda, non ci inventiamo nulla, perché con questa parola lavoro, tutti che vogliono lavoro, una parola orrenda sta diventando il lavoro,
Il lavoro deve essere una parte importante della tua vita, ma non la tua vita. Il lavoro, che cos'è il lavoro? Dio mio, io arrivo dal Sulci, dalle miniere di carbone, a carbone, in Sardegna. È lavoro, lavorare a 1000 metri a pagare un carbone di terza qualità, prendersi la silicone a 50 anni per 1300 euro al mese, è lavoro. È lavoro far studiare tuo figlio, ti fai un culo così, prende ingegneria, prende la specialità, magari il master negli Stati Uniti, se viene qua cosa deve fare? Il lavoro, andare in un call center per 500 euro al mese, che ci vanno di figli della Fornero a fare quel lavoro. La sinistra ne spara un anzorno su di me. Questo padre, io non guarda, comincia a darmi un po' ai nervi. Perché Gargamella è il mago nel buco, quello che succede all'anima. Ma non ti prego che sembra che fanno? Che fanno? Mi dice che io sono, che non ho i soldi, che faccio sparo cazzate, perché il regno di cittadinanza non ci vogliono 400.000, ma è veramente fuori di testa. Ci sono i soldi, come se non ci sono? Ci sono i soldi, li andiamo a prendere dove? Se fosse venuto una persona normale, non un metafisico come Monti, arrivato qua, padre Merlo, l'esorcista di padre Merlo, troveremo sotto un lampione così, che non lo vedi, che non c'entra nulla, è stato obbligato dall'Europa a fare un movimento qua, perché la paura in Europa siamo noi, quando è arrivato Schulz, presidente del Parlamento Europeo, la prima cosa che avete di dare, bisogna fermare questo comico, il Movimento 5 Stelle, non è possibile, perché applica una democrazia che non è tradizionale, ho usato questa parola qua, detta da un tedesco, mi tocco i coglioni, no. Cosa vuol dire? Democrazia non tradizionale, la democrazia non dà bisogno di nessun aggettivo, la democrazia è o non è? Hanno paura perché sanno che noi ridiscuteremo tutti i casi di fatti che hanno firmato questa gente qui. Discuteremo il trattato di Lisbona, discuteremo da Schengen, discuteremo tutti i trattati, la Bergenstein che permette lo schiavismo al contrario. Ma è una cosa, il giardino è diventato il lavoro. Se vai il lavoro, qui il lavoro si inventa, questa gente qua, che avete qua. E l'unica idea che hanno è cemento, calcestruzzo, cemento, fare un'autostrada a 4 corsie nel verde per far girare da meno il traffico nei camion. Bene, io metà dei contagi al Germania sono vuoti, metà dei camion che girano l'Europa sono vuoti, 3 miliardi di persone cinesi e indiani sono in recessione come prima, non girano più le merci, il petrolio va su. E noi voi fate autostrada, spendi inquinamento, ma siete meravigliosi, non vedono altre idee della mobilità fra 20 anni, non hanno un piano, la politica è una visione a 20-30 anni, la voglio fare una nuova visione, questo sistema è collassato, non funziona più, e fai le zare, e fai le fai le chiunche, bruci i rifiuti, che cazzo sta succedendo? Non c'è uno che abbia un'idea. L'idea che io sento nelle parti del mondo, ma gente con la testa, è quella di fare politica economica in un altro modo, decidere e partire adesso, fra 30 anni, diminuire di un terzo il consumo di energia con l'efficienza energetica, da 6 kW a 2 kW. In 30 anni, ci cominciamo adesso, in 30 anni diventare i materiali con altre tonnellate a testa, andare a 20 tonnellate. E in 30 anni passare da 40 ore lavorative a 20 ore lavorative a settimana, ma per tutti! Cosa vuol dire così? Ma cosa si dice? Il cemento, le porte, l'alta velocità, il futuro è leggero! Il futuro è leggero, un jumbo da 3 PM, da 800 passeggeri a 1000 km all'ora! Non è quello il futuro! Si è andato a vedere dove c'è! Il futuro è lo Zeppelin! È dirigibile. Il futuro per il trasporto si è meglio, i passeggeri è leggero, motore elettrico,
facendo i trasporti nei grandi parchi, nei grandi posti, tipo in Siberia dei Legnani, ormai è usato, anche per i passeggeri, è leggera, nulla alta velocità. Questa gente toglie i soldi alla gente, toglie i soldi alle pensioni, agli handicappati, al mare di Misra, che trova 2 miliardi e 2 per finanziare il MOS, finanziare delle cose, impedire, finanziare l'alta velocità, il TAP, cioè mettere i camion su un treno, non è che metti le merci, metti i camion su un treno, il treno pesa 3 volte, consuma 5 volte di più e nessuno è più in grado di fare manutenzione ai binari. La Germania ha smesso, ha detto non facciamo più alta velocità, non abbiamo i soldi. Il corridoio 5, ma ve lo ricordate questo sogno di questi malandrini qua? Che hanno detto il corridoio 5 non è mai esistito, Lisbona Urano, la Lisbona non c'ha l'alta velocità e non ci pensa neanche, l'Unione Sovietica non ci pensa neanche. Ma signori, l'alta velocità che cos'è? Ma la Svizzera e la Svezia ha gli stessi tempi e lo stesso mega di velocità senza avere l'alta velocità, 160 km all'ora, come usando le motrici che faceva la Fiat 20 anni fa, che avevano il pendolino che faceva 250 km all'ora, ma su assetto variabile, su rotaia normale, l'hanno preso gli svizzeri e gli svedesi, e hanno la stessa mega dell'alta velocità tedesca, spagnola e francese. Rispetto al mio orario, tu prendi l'alta velocità, arrivi 28 minuti prima da Roma a Milano, 28 minuti per il VD e non sai che cazzo fare, perché aspetti 2 ore un taxi, allora... Cosa stiamo facendo? Ci stiamo pensando? Che abbiamo l'80% delle linee ferroviarie che fanno schifo per i pendolari? Ma ci stiamo pensando? Allora un'altra visione, Dio mio, un'altra visione, vi prego. Allora bisogna andare in emergenza, nessuno deve rimanere indietro. Parliamo di solidarietà. Come mio padre, il nostro padre dopo la guerra, siamo così. Si aiutavano, non si stannavano tra di loro. Ci dobbiamo aiutare. Dare un po' del proprio tempo agli altri, quello che faccio io. Mi vedete qua e uno chi glielo fa fare? Allora inventano storie, dietro ci sono i Casaleggio, le multinazionali, chissà chi c'è Bilderberg, chissà chi c'è dietro di me, la massoneria, la CP Moria, ma vedete tu, dietro di me ci sono io, dietro Casaleggio c'è lui. Siamo 2 persone che si sono rotti i coglioni. Io potevo starmene a casa, in casa mia, ma avete dato un tenore di vita meraviglioso in 41 anni di lavoro, pagato. Io mio che bello, quando queste piazze qua si pagava il biglietto, però il mio lavoro me lo farò sempre, verrà di nuovo in estero per i degnate, però una parte del mio lavoro la sto dedicando a loro, agli altri, a voi, vengo qua, dentro un campo, giro. E allora se ognuno di voi facesse una roba così, tu che fai l'idraulico, l'ingegnere, l'architetto, il notaio, c'è un notaio in Sicilia, ma tanta gente sto conoscendo, un notaio in Sicilia fa il notaio da mattino, guadagna un sacco di soldi come notaio, guadagna, e poi che cosa fa? Ha preso una città che si chiama Favara, che ha la più grande microcriminalità della Sicilia, avevano chiuso un asilo per macchine, si spacciavano delle merendine, che cazzo c'è? Che cosa fa? Distrutta la città. Ha fatto una cosa bellissima a sue spese, senza dire niente. Ha comprato il centro di Favara, l'ha rimesso a posto. Bellissimo. Bilocali, monolocali e trilocali, a sue spese. E poi ha invitato tutti gli artisti giovani del mondo a fare una vacanza gratuitamente lì. Ed è stato ricompensato, e la città è stata ricompensata perché sono arrivati artisti da tutto il mondo e si è andati lì, vedete dipinti, vedete trombe, vedete statue, vedete cose, è diventato un centro di cultura da dove non c'era un cazzo. Ma allora, se lo fa un notaio, lo fa un comico, perché ognuno di noi non si attiva così. Abbiamo bisogno di questi gesti, adesso, per salvarci. Allora il reddito di te, il reddito di cittadinanza, si può fare come in Olanda. 3 anni, ti domina in olandese, non devi morire perché perdi il lavoro, sei un esodato, ti licenziano. Non muori, soprattutto, ti offriamo 3 lavori, come in Olanda, 3 lavori, in Danimarca, 3 lavori, non accetti tanti sussidi. Ma almeno hai il tempo di non accettare qualsiasi cosa, di trovare qualcosa di più buono per la tua attività, per la tua formazione mentale.
E allora dove prendiamo i soldi, dice Gargamello? Dove li prende lui i soldi? Dove li prende lui i soldi? Senti, ci sono i manifesti di Gargamella, 7x3. Non lo faccia grigio dopo così, che dico che fa la giusta. Come li prendono i soldi? Chi gli dà i soldi questi manifesti? No, non li dà. Ma aspetta, lui deve ancora prendere il rimborso elettorale. La cosa magnifica è che la banca gli anticipa i soldi perché sa che sarà coperta con il rimborso elettorale. A te ti fanno morire, ti fanno chiudere. Basta. I soldi dove li prendiamo? Aspetta. Dove riprendiamo i soldi? La prima cosa che faremo, toglieremo tutti i rimborsi pubblici ai partiti con effetto retroattivo, immediato, 3 miliardi fuori da voi. Un miliardo di finanziamenti pubblici ai giornali, diretti e indiretti. Noi dobbiamo finanziare dei giornali che 20 anni che ci prendono per il culo e depistano l'informazione di questo paese. Ci devono prendere la loro responsabilità. Dove li prendiamo? I vitalizi noi non li abbiamo presi. Dove li prendiamo? Doppio incarico, basta. Andare in pensione dopo 35 mesi, basta, auto blu, basta. Dobbiamo prendere i soldi, ci sono. Dove andiamo? Vai dalla scuola, dall'università, tagli la sanità in orizzontale e non vai a prenderti 98 miliardi di evasione fiscale dalle slot machine concessione dello Stato. Perché? Perché sono arrivate lì in questo modo qua? Perché? Perché il colonnello Roberto che ci siamo andati in posto, bellissima, e ci ha scoperto questo casino, hanno licenziato il colonnello. E che paese è questo qua? Che paese è? Si stanno mangiando vivo questo paese, se lo stanno spolpando ancora adesso. Perché non cominciamo dall'alto? Dio mio, se ci chiede un sacrificio e avessimo cominciato dall'alto così invece di cominciare dal basso, potevamo anche accettare, no? Tutti insieme. Perché non sono andati dal Presidente della Repubblica che dice che sul mondo di casa bisogna la privacy? Perché non andiamo da lui che ci costa 242 milioni all'anno? Tre Maserati non riesce neanche a piegarsi per guardare che interno siamo. Ma io ho fatto tournée nel mondo, sono andato a Londra, sono stato ricevuto a Londra dal Ministro dell'Energia a Londra, al Parlamento inglese, ma il Ministro è arrivato in bicicletta, con la spesa e i due figli così, la spesa in bicicletta, ma l'ho capito. Allora bisogna cambiare questa roba qua, dove prendiamo i soldi, accorpiamo i comuni sotto i 5.000 abitanti, o sotto i 10.000, almeno 8.700, potremmo arrivare a 800. Non è che scompaiono i comuni, accorpiamo le amministrazioni. Con la rete, no? Se Obama 3 giorni fa dice una nostra stella, Obama parte con una nostra stella, 5 stelle, e dice tutti gli Stati Uniti in 2 anni super wifi libero e gratuito. Lo dice Obama, porca puttana, ed è la base della conoscenza. Noi vogliamo l'accesso a internet libero e gratuito per il diritto di nascita sancito dalla Costituzione, perché la conoscenza deve essere sancita dalla Costituzione per il diritto alla conoscenza. Non sappiamo dove prendere i soldi. Togliamo le province, sono 11 miliardi, 4 li recuperi per piazzare quelli che ci lavorano, e ne prendono 7. Mettiamo tutto in una banca, magari una banca di Stato, ci riprendiamo la nostra. Io sono stufo, sono veramente stufo di vivere in un paese dove non c'è lo Stato, dove non c'è la burocrazia, dove entri in un sistema di 350.000 leggi e sei disintegrato. Hai paura, hai la rabbia, hai sempre paura, la disperazione si è tramutata in paura, hai paura di cose innocue, hai paura della tua cassetta delle lettere, che la guardi come le carte da poche, la spiri per vedere se dentro c'è qualcosa. Io non voglio aver paura a casa mia, io voglio essere protetto dal mio Stato, non c'è! Io voglio che lo Stato si riprenda la sua. Noi siamo lo Stato e dovremo l'ordine dello Stato e ci riprenderemo le cose che ci competono, ci riprenderemo la scuola pubblica, ci faremo ridare i soldi che sono stati spesi per quella privata, ci riprenderemo la sanità pubblica, l'acqua pubblica. Non è successo niente, 27 milioni
quelli che vanno a votare per ripubblicizzarla, il 7% non hanno tolto il Consiglio di Stato, fino al Consiglio di Stato hanno detto sì, avete ragione, e solo un comune d'Italia c'è riuscito, perché ci siamo anche noi. Il comune di Reggio Emilia, dopo 50 anni, si è ripreso l'acqua pubblica e ha chiuso il vecchio inceneritore e ha dismesso, ha detto basta l'inceneritore in Emilia, l'abbiamo fatto lì. Noi gli vogliono raddoppiare il canale 2, fare autostrade, cemento, ma dove? Bisogna che cominciamo a vederci, a cooperare, a fare una battaglia per i nostri nipoti. Basta veramente. Basta fare due righe per i fiumi, due righe. Vai in Germania, vai in Svizzera. Basta due righe semplici. Chi produce un bene, né lui l'ultimo responsabile se deve andare in discarica, dice. Allora tu se sei in Svizzera e ti si rompe il frigo, e tu lo porti in qualsiasi negozio, il negozio chiama quello che l'ha prodotto e quello che l'ha prodotto va lì e si assume tutti gli oneri di portarlo in discarica. E allora se quello che si assume gli oneri è quello che l'ha prodotto, lo produce in un altro modo, lo produce in modo che non si rompe perché sennò si spende dei soldi, lo produce anche di cui ritavarne i pezzi, non fa folle che non si possa. Usiamo questi mezzi, quanti siamo? Quasi 9.000. Quasi 9.000, questa piazza, secondo la questura, saremo 300, 350. Più 9.000. Ci scrivono i nostri ragazzi fuori. I ragazzi che scrivono, state facendo un miracolo, torniamo tutti. Torniamo, hanno la voglia di tornare. E se torna questa gente qua, insieme a quelli che ho visto oggi, piccole e medie industrie, abbiamo due coglioni così, insegniamo a fare le cose nel mondo. Io ho visto delle eccellenze che non pensavo neanche che esistessero. Il piccolo imprenditore che fa piccoli, degli strumenti che vanno poi sullo chat e vende solo lui. Delle cose di cibo meravigliose. La cetaia, cinesi arrivano l'olio. Ma è meraviglioso. Siamo un popolo straordinario, di cultura, guardate qua dove viviamo. Guardate, anche voi avete questa casa di Renzo, di Giulietta e Romeo, che sono finta, un pochino finta, insomma. No, ai giapponesi non le abbiamo detto, perché poi vengono qua, vengono una notte, poi vengono a vedere la nostra casa finta di Cristoforo Colombo, perché anche la nostra è finta. I giapponesi se ne battono i coglioni, dico bene, potremmo vivere. Potremmo vivere di turismo e di tutto, potremmo vivere meraviglioso cibo, arte, cultura, sole, mare, il 90% per cui vale la pena vivere, e ci dobbiamo far rompere i coglioni da questa gente qua che è fuori dalla storia. E allora sono andato lì. Tutto il mondo, e quando si affrontano questa gente qua, queste tecnologie, non sanno come affrontarle, ma è pazzesco. Anche padre Mary, padre Mary, adesso vedi che non c'è, che è obbligato a fare queste robe per togliere voti a noi, gliel'hanno detto di fare una lista civica, ma non c'entra. Anche questo marketing vecchio degli anni 70, si fa gli spot con i bambini, con i cani, ma che cazzo è? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Aperto una pagina Facebook, Monti che apre una pagina Facebook, e no, non è piuttosto, erano anni che non mi divertivo così. Aperto la pagina Facebook, c'è scritto molti, e nessuno mi hanno fatto molti complimenti, ma anche alcune critiche. 2,5 milioni di vaffa al culo, alcune critiche. Non sanno come gestire queste cose, lì non puoi fare come in televisione, o hai una reputazione, muori in rete, hai capito? Allora Berlusconi, il nano che va a vincere, l'ho letto su Gogol ha scritto le anime morte della storia della loro vita, sono il passato, sono polvere. Non vedete che lo fanno l'antipolitica e scomparsa perché fanno il nostro programma? Ma è possibile vedere questi qui, il PDL che dice adesso? Dice che non vogliono condannati nelle loro liste, cazzo! E chi ci scrive? Chi ci scrive? Se non vogliono condannati? Quell'altro, il re di Roma,
tutta chi non fede, se escono un altro, hanno quell'espressione e faranno questa fede. Con quell'espressione che io mi ricorderò tutta la vita di Ceausescu, quando è uscito dal balcone, è uscito perché aveva, c'era un milione di persone che pensavano che lo ringraziasse. È uscito e ha visto questo, è rimasto con questo sorriso, che dice, ma come? Perché mi dite così? Stupiti. Finiranno stupiti. Non mettono becco fuori. Padre Merri ha preso il treno, perché dice ecologico, ma con 17 guardie del porto che a 116 euro l'uno il biglietto Frecciarossa. Come ha messo un piede fuori un uovo che quest'uomo ha cambiato corsia, ha preso un sindaco di un paesino. Perché lui è veloce, Il re di Comedo, ma mi sembra normale parlare di re di Comedo in un momento che c'è crisi da quei pochi consumi. Appena parlato di re di Comedo, i consumi si sono azzerati, la gente ha paura a spendere, ti fanno uno studio di settore sulla tua famiglia, l'anno scorso hai speso 1.000 euro, chi te l'ha dati? Come chi me l'ha dato? Mio nonno! Dov'è il suo nonno? È morto! Stiamo scherzando, ma questa è democrazia. Mi fai uno studio di settore sulla mia famiglia, vuoi sapere tu come io spendo i miei soldi? L'ordine della prova, ve l'ho lasciato, sono io che voglio sapere come voi spendete i vostri soldi! Allora basta, fuori, mettiamo cittadini dentro, cittadini! Però certo, idee non sono né di destra né di sinistra, sono cazzate o sono morte. Allora idee, noi li abbiamo buttato giù col piccolo imprenditore, con la gente, potete intervenire sul programma, darci un consiglio, questa è la somma di tante persone che ci hanno detto cosa fare. Dunque, la prima, una delle cose che è pazzesco in questo paese, che è un'opportunità e un valore aggiunto che abbiamo solo noi, è il Made in Italy, perché i danesi, gli olandesi non hanno il Made in Italy. E siamo il primo importatore di olio d'oliva del mondo. Importiamo tutta la merda di Sansa da tutto il mondo, lo tagliamo con il nostro olio, ma venite un euro la vista e riparte. Io tiro tutta l'Italia. Quello che mi fa incazzare è che vado nei ghiacci, vado lì nei paesi, nelle piattaforme, di tutta Italia. Noi abbiamo 28.000 produttori di olio extravergine che vincono i premi con il mio olio del mondo tutti gli anni. Bene, girando per gli altri, girando tutta la loro 28.000 piccole famiglie, vendi quell'olio lì, vendi un olio di merda, 4 euro, marcato comunità europea. Ma è pazzesco. Quindi solo chi produce qua avrà degli vantaggi, ma potrà vendere il libro, ma di vita. Bene, crediti dello Stato, dallo Stato, crediti dallo Stato in pagamento entro 60 giorni. Quando l'ho detto alla signora della Danimarca, dov'è? Bene, e ho detto, voi quanto è lo Stato, dito quanto vi paga? E lei, mi torna per sé. Non capisco. 130, 4, 20. Ma è lì, con la cattura. Che non riescono neanche a capire. Cioè, ma è pazzesco. Accorpamento e semplificazione degli adempimenti fiscali. Signori, abbiamo questa cosa qua, abbiamo 350.000 leggi, entri lì, fai una cosa, entri, e per riscuotere un credito, l'avete 1.210 giorni, contro 360 della Germania. Cioè, siamo imballati di leggi che non capiamo. Se non hai un avvocato come De Dini, non ce la fai. Ma veramente, questa legge protegge chi ha i soldi per prendersi l'avvocato, se non c'ha i soldi va in galera. Protegge i disonesti questa legge, fa le prescrizioni, protegge veramente i disonesti. Dice, abbiamo 9 milioni, scusate, abbiamo 9 milioni di processi in corso, 9 milioni. 9 milioni di processi, 300.000 in Gran Bretagna. Ma come fai ad andare avanti? Un terzo di tutti gli avvocati d'Europa sono in Italia. 240.000 aumentano a
possibile, se parte la battaglia abbiamo più in casa, nel grado di litigiosità aumenta. La macchina della giustizia è ferma, è ferma. E come fa? Come fa a aprire un'azienda qua che 32 giorni devi spendere di tempo per comprendere per pagare le tasse? 32! Ma come fa? Non c'è, bisogna mettersi lì e di avere un rapporto direttamente, non col commercialista. Voglio un rapporto diretto con l'agenzia delle entrate. Quando gli mi dici i documenti che ti devo portare, te li porto davanti. Poi me la fai tu, la dichiarazione dei redditi. Me la fai tu, ti pago 300 euro. Nella, e poi non mi metti più con le mani che mi ricordano. Stiamo facendo un piano fiscale per la piccola e media impresa fatta da Maronzo. Maronzo è il più grande fiscalista che c'è oggi in Europa, dicevo. Ci fa una roba così. Ci fa una scheda fiscale, cioè tutto l'elenco delle cose che bisogna pagare, poi l'accertamento, lui dice che si può fare una volta ogni 4 anni, te lo fanno una volta, poi per 4 anni ti lasciano quotare e il fisco si rivolge ad altre cose. Sta facendo un grandissimo piano ed è, alla fine, è incostituzionale perché è una misura di emergenza, puoi fare una tanto e basta, ed è il più grande fiscalista. Ci stiamo facendo fare un piano per l'impignorabilità della casa. Non si può pignorare la casa per il bene per male. Non ipotecare, si pensa che non molto, però non si può pignorare. Via Nilo, via. Allora bisogna cominciare a razionalizzare le leggi e quando avremo razionalizzato le leggi chiudiamo definitivamente Equitalia perché è una cosa disumana. Forza! Defiscalizzazione degli investimenti. Investi nella tua impresa, ti tasso, non ti tasso. Ma mi sembra normale. Sconti contributivi per assunzione di giovani sotto i 35 anni. Non ti faccio pagare tutti i contributi se assumi. Eliminazione dell'IRAP, che è un'estorsione. È l'IRAP, è una tassa sui costi, più assumi più di tassa, ce l'abbiamo solo noi nel mondo! In Mongolia ha detto forse lo vogliamo applicare anche noi. Defiscalizzazione dei redditi nei primi 2 anni di vita dell'impresa, cioè i miei figli, mia figlia ha messo su una piccola attività, una partita IVA, da ripetizione ai ragazzi, è sempre lì a fare contributi IPS, questa IPS che ha 10 miliardi di contributi silenti. Li chiamano silenti. Una volta avevamo i conti correnti dormienti. Adesso abbiamo i contributi silenti. Che non dormono, ma sono silenti. Hai capito? Sono quelli che versano i contributi per 4-5 anni, poi non vanno avanti privatamente, e sono 10 miliardi di euro che lì si tiene. Quando noi abbiamo chiesto, ma scusi, ma questi soldi non sono i soldi per essere restituiti? Sì, ma se restituissimo 10 miliardi, chiuderemmo lì. Ma che paese è questo? Ci mandano i nostri immigrati, ne hanno preso i conti 40 dormienti, 10 anni non hai movimentato, se lo sono preso per molti se ne si preso. Gente dall'Australia, mi avevo un conticino di mia nonna messo lì in un livello postale, non c'è più niente. Ma questo che stato è? Ma qual è questo stato? Dov'era uno stato così? Che ti raffina per la piccina, che deve aver paura di qualsiasi cosa. Poi, quindi defiscalizzazione dei redditi nei primi 2 anni di vita dell'impresa, basta. Dagli il tempo di poter andare, di crescere. E poi collaborazione di istituti tra università. Molto attenti. Però è il momento questo. O vi decidete a rischiare qualcosa o votate casini. Allora è bello, è bello. Noi, questa gente, sono cittadini come voi. E allora è bellissimo pensare che voi li aiuterete, che ci scambieremo informazioni quando loro saranno dentro. E vi dico una cosa, noi abbiamo fatto già questo credito alle piccole imprese, l'abbiamo già fatto. Non ci credeva nessuno che noi potessimo prenderci la Sicilia. Chi non poteva immaginare? La voto mi scarica. Eppure io ho detto, cosa faccio ora? No, mi butto, la costretta di Messina, muoio. E sono andato dall'altra parte. Ma no, sono andato dall'altra parte. Scommettevo. Dentro la regione Sicilia che ha già visto Sicilia c'è lo stipendio, lo 20.000 euro al mese, 20.000 in Sicilia.
ha fatto le cose che hanno detto in campagna elettorale, ha fatto esattamente quello che avevano detto. Si sono ridotti lo stipendio del 70%, si tengono 2.500 euro netti. Con quella differenza lì hanno aperto una partita di giro nel fondo della regione. Quindi è poca roba, sono 125.000 euro a testa per 15, però hanno già una sommessa e hanno cominciato a fare il microcredito alla piccola e piccolissima impresa siciliana, agricoltori, artigiani, pescatori. È fantastico, è fantastico. E hanno bloccato con una reazione magnifica, hanno bloccato una base americana che si chiama Moos, paraboliche che comandano dalla Sicilia, comandano i loro droni a bombardare dall'altra parte del mondo. Hanno detto di no, per loro volevano dire sì, sono usciti compatti dalla regione, ne sono largo della bilancia e finché non hanno deciso loro non è successo niente. Finalmente ieri ha deciso tutta la regione, la base non si farà più in America. Qua dice, ma è fantastico! Quindi date questa opportunità, perché se iniziamo nel Parlamento 100 persone così, apriamo il Parlamento con una scatola di tonno, vedrete cosa succede lì, inciuci, inciuci, non è mai a farti, i soldi. Sono capolista alla Camera Veneto 1. Allora, quando noi siamo cittadini e saremo tali anche all'interno del Parlamento, non ci chiamerete mai onorevoli, ricordatevelo. Il nostro stipendio, come ha detto Beppe, sarà 2.500 euro netti e questo lo manterremo. Fino ad ora la politica ha avuto la visione a breve termine, per questo noi giovani non abbiamo la possibilità di vagare con speranza al futuro, non abbiamo la possibilità di sperare una vita dignitosa addirittura. Invece la Costituzione dovrebbe prevedere nel primo articolo il diritto alla felicità, a vivere una vita con aria salubre. Siamo contro gli inceneritori. Lo sapete benissimo che qui a Verona stiamo combattendo contro Canale 2. La raccolta differenziata finta si può fare anche qui da noi. L'acqua deve rimanere pubblica e vigileremo perché la volontà dei cittadini espressa con il referendum del 2011 venga rispettata. Scusate, non è facile parlare davanti a me. Parlamento del Movimento 5 Stelle sono maggior parte giovani, 71,7%, e per giovani intendiamo persone che alla Camera avranno meno di 35 anni e al Senato meno di 50. Con questo cosa voglio dirvi? Che il Movimento 5 Stelle è la rivoluzione. Mandiamoli tutti a casa con persone giovani, competenti e censurate. Grazie. Passo con le operate di regolare, faccio un ingegnere civile, mi occupo di edilizia e di centri energetici, io vi parlo velocemente di energia. Nel nostro programma abbiamo un'ottima soluzione per il risparmio energetico, che consiste nel riqualificare gli edifici esistenti. Il 2/3 dell'energia delle nostre case, di palazzi pubblici, spreca e disperde il calore. Se noi mettessimo in piedi un programma di riqualificazione, avremo lavoro da domani a milioni di persone, operati, piccoli imprenditori, e soprattutto un lavoro utile che si ripagherebbe da solo per risparmi. Solo qualche esempio di come si potrebbero impiegare i soldi. L'anno scorso ho collaborato con l'amministrazione di Parma per fare un progetto di riqualificazione di una scuola di 1.200 metri quadri, un intervento che darebbe un risparmio dell'80% nei consumi. Costerebbe circa 900.000 euro, però il Comune di Parma fa fatica a trovare i soldi. Ebbene,
sappiate che la pare degli F-35, sapete cosa costa? Io non vi dirò cosa costa l'aereo, è troppo facile, lo sapete tutti. Io vi parlo del casco del pilota di uno di questi aerei, costa 2 milioni di dollari. Io con quel casco sistemo due scuole. Lavoro a decine di persone che mi metta per essere nel territorio e non faccio l'edito. Un altro velocissimo esempio, il TAV, ufficialmente costerà 8,2 miliardi di euro dando lavoro a 6.000 persone. Ovviamente il costo 8 miliardi di euro è assolutamente sottostimato, essendo in Italia. L'Enea nel 2009 ha fatto degli studi che ha visto che con 8 miliardi di euro metteremo a posto 15.000 edifici pubblici risparmiando il 20% in media di energia, il che vuol dire circa su 2 miliardi di euro di costo energetico 450 milioni all'anno. E in pochi anni l'investimento si ripaga e in più non darebbe lavoro a 6.000 persone come età, ma darebbe lavoro a 150.000 persone. Perché ogni milione di euro investito nell'efficienza energetica dà posti di lavoro a 13 persone. Questi sono solo esempi banali di buonsenso. L'ultima cosa, in Germania, la Volkswagen non sta a piangersi addosso come la Fiat. Nel 2010 ha pensato di convertire pian piano la sua produzione dalle auto che sono finite ad altri sistemi come i microcogeneratori che producono acqua calda e corrente elettrica. Siccome sono fatti dalla macchina di un'automobile è facilissimo farle per loro. In Germania in 5 anni ne produrrà 100.000, li spargerà nel territorio e genereranno 2 gigawatt di corrente, pari a 2 miliardi. Ecco, io con questa considerazione vi ringrazio e vi saluto e vi dico ricordate quando sarò a diputare a queste cose. Grazie. Mattinati, di Verona, due pochi passi, ingegnere, uno che ha 37 anni e solo in Italia è considerato ancora un giovane, che fa parte di una categoria che magari giovane non lo è più, è menzionato come giovane, perché ha voglia di crescere, di emergere, che sente giovane perché la solita frase, dobbiamo formarti, non possiamo pagarti, poi basta andare all'estero e all'improvviso, miracolosamente, diventiamo preparati, professionali. Per carità, allora capiamo tutto, capiamo la crisi, tutto quello che volete, però spendiamo tanto per formare i nostri talenti, poi non diamo un adeguato inserimento lavorativo. Il Movimento 5 Stelle, noi quindi aiutiamo, incentiviamo le aziende che investono sui giovani, sul made in Italy, sulla nostra produzione, sulla ricerca, sulla tecnologia. Io sono sicuro che guadagnerò un millesimo di viaggiatore, un centesimo di una velina, ma resto qui. Per due motivi. Il primo perché ho preparato dal Movimento 5 Stelle che la crisi forse non sarà colpa nostra, ma sarà colpa nostra se non faremo niente per uscirci. E secondo perché sono talmente spintinoso, uno spintinoso che rifiuto da come all'estero perché voglio vedere crescere questo paese anche grazie a noi. Buonasera a tutti. Sono emozionatissimo di aver parlato alla Piazza Grande. Mi presento, mi chiamo Tancredi, ho 37 anni, sono nato e vivo a Verona, abito a 200-300 metri di Villa d'Aria. Sono un avvocato penalista. Io vi voglio raccontare la mia esperienza all'interno del Movimento 5 Stelle. Io ho iniziato la mia esperienza appena un anno e mezzo fa. Un anno e mezzo fa, mi ricordo, era il settembre del 2011, ho iniziato a frequentare i meetup del Movimento 5 Stelle Verona. E cosa sono i meetup? Sono semplicemente delle riunioni di questa crisi. Due parole sulla giustizia italiana, che è il mio argomento, visto che sono un avvocato. Ci sono attualmente 9 milioni di processi pendenti. 5 milioni e mezzo sono i processi civili pendenti. 3 milioni e 400.000 sono i processi pendenti in ambito penale. I tribunali italiani non riescono più ad andare avanti, i processi durano, ci guadagnano tutti, chi ci guadagna? Ci guadagnano i delinquenti, la possibilità di tirare avanti i processi per anni, anni e anni, in modo da poter arrivare alla prescrizione.
Una proposta del Movimento 5 Stelle qual è? Quella della reformatio impeius degli appelli in ambito penale. Che cosa vuol dire? Adesso chiunque viene condannato in primo grado in un processo penale automaticamente può fare un appello. Perché può fare un appello? Perché non si perde nulla, perché c'è la legge che vieta che i processi possano peggiorare, cioè che uno che viene condannato in primo grado possa vedere la propria pena aumentata. Basterebbe introdurre una legge che dice che dà un rischio per cui chi fa appello potrebbe vedere la propria condanna aumentare, che si diminuirebbe del 70 o dell'80% gli appelli, e quindi si sgraderebbe in questo modo le corti d'appello, in questo caso Venezia, del 70-80% dei processi. Un'ultima cosa, ogni tanto mi fermano e mi dicono amici, parenti, colleghi, ma voi del Movimento 5 Stelle siete dei giovani mandati allo sbaraglio, non avete le competenze. Ecco, io adesso passo la parola a un candidato alla Camera che a proposito di incompetente credo che vanti qualcosa come 4 lauree, Gabriele Tambello. Signore e signori, buonasera, grazie anche da parte mia di essere qua così numeroso, non mi aspettavo tanta gente. Sono Gabriele Tambello, vengo da Nogara, quindi vi parlerò di soldi brevissimamente perché non voglio tagliare, voglio lasciare parte la tagliata. Durante il mio lavoro ai banchetti veniva spesso qualche anziano per dare la firma per poter presentare la nostra lista. E ovviamente io chiedevo, senta, come va? Sta bene, come si sente? Ma la risposta era sempre la stessa, ma come vuoi che vada, con la mia pensione di 500-600 euro al mese, tiro avanti, faccio quello che posso. Tutte le volte mi sentivo male perché dicevo io devo fare qualche cosa per questa gente. E vi dico che cosa si può fare. Io sono stato in Kosovo 6 mesi, ho lavorato per la comunità europea per le missioni di pace. Tutto il 2004 ho speso in Somaliland, una delle 3 repubbliche che sono nate dopo la caduta del dittatore Siad, ho fatto il volontario delle Nazioni Unite e quindi ho lavorato anche lì fianco a fianco con i militari. Recentissimamente c'è un decreto legge della Repubblica Italiana del 28 dicembre scorso che prevede uno stanziamento per le missioni di pace, e vi posso garantire che le missioni di pace hanno solo il nome perché l'ho provato sulla mia pelle e ci sono stato a fianco con i militari impegnati in questa operazione, ha stanziato 934 milioni di euro per queste cosiddette missioni di pace. Vi prego, non chiamate le missioni di pace. Abbiamo 68.000 auto blu, queste auto blu nel 2012 ci sono costate 1 miliardo di euro. Se io faccio 2 conti, 1 miliardo e 934 di euro, abbiamo 2.442.000 pensionati con una pensione sotto ai 500 euro al mese. Io non dico di utilizzare tutti questi quasi 2 miliardi per incrementare le loro pensioni, ma se solo ne usassimo la metà potremmo dare ad un assegno gratis, una gratifica di 800 euro. Pensateci quando sarete a noi. Dateci una mano, possiamo farlo, basta un decreto. Io mi impiego formalmente davanti a voi e se avrò la fortuna l'onore di andare in Parlamento sarà una delle mie prime battaglie. Grazie. Buonasera a tutti, sono Matteo Gozzoni, ho 36 anni, sono di San Michele, sono nato e vivo a Verona. Una parentesi sulla settima circoscrizione, non so se poi ne parlerà qualcuno, comunque si va a votare anche in settima circoscrizione. È la nostra lista. Cerchiamo di, per chi abita in quella zona, di sostenere anche i nostri candidati in circoscrizione. La scorsa volta non si è riuscito a eleggere il Presidente perché da una parte c'erano 8 consiglieri della lista della Lega Nord, lista Tosi, dall'altra c'era un'altra coalizione di 8 consiglieri formata, pensate un po', da PD, PDL e UDC. E chiedevano ai due consiglieri del 5 Stelle di stare da una parte o dall'altra. Lega ha detto di no.
abbiamo detto amministriamo tutti insieme la circoscrizione, restituiamo il 50% dello stipendio del presidente e così invitiamo di andare a votare e diamo una governabilità alla circoscrizione. Ci è stato detto di no, che non potevamo permetterci noi di avere la presidenza, di amministrare, perché avevamo preso meno voti di tutti, e quindi la circoscrizione tornerà a votare. Mi raccomando, quindi sostenete la nostra lista nella settima circoscrizione. Inoltre io vorrei ringraziare Beppe, vorrei ringraziare tutti gli amici del Meetup di Verona, gli amici del Meetup, dei gruppi della provincia che ci hanno aiutato questa sera a organizzare questo magnifico evento. Io credo che il prossimo voto non sarà semplicemente un voto per scegliere il partito, o quelli ancora, io mi auguro, il movimento da cui vogliamo essere rappresentati, ma penso che sarà anche un po' una cartina di tornasole per scegliere e vedere che tipo di cittadini siamo noi, se diventeremo cittadini consapevoli, maturi, e se, visto che come me, io penso tutti quanti andiamo a lavorare, rispettiamo la legge, paghiamo le tasse per l'ultimo centesimo, vogliamo finalmente farci rappresentare da parlamentari che siano perlomeno lo stesso, con le stesse caratteristiche, non che con i nostri soldi si paghino le vacanze, si comprino il SUV, vadano a comprarsi i francobolli, la Nutella, vadano a investire i nostri soldi in Tanzania, visto che l'amministrazione del Nord ci chiede tanto, no? E poi anche penso che sia un referendum per decidere che tipo di sviluppo noi vogliamo. Io vi parlo di Verona perché è un modello amministrato dalla Lega, appunto dalla Lega e dal PDL. Ma nel mentre di fare grandi opere dappertutto, riempiono le strade di parcheggi, dopo si accorgono che la città è piena di macchine, allora risolvono il problema che loro stessi hanno creato, fanno il traforo, bucano le torricelle e ci mettono con un capo e collo, con un project financing, spostando e non risolvendo un problema, perché non è che se le macchine le metti là l'inquinamento non ci sarà più. E poi non è l'unica cosa, fanno centri commerciali dappertutto, arriverà l'IKEA, faranno l'IKEA, ci dicono non ci saranno 2000 posti di lavoro in più, però peccato che non ci dicano primo quante macchine ci troveremo avanti e indietro per Verona e quanto sarà l'inquinamento, secondo cosa ne sarà delle nostre piccole imprese che lavorano nel settore, che chiuderanno perché arrivano i grandi magazzini, le grandi distribuzioni. E non finisce qui. Cade 2, dovete metterlo veramente in testa tutti, Cade 2 è a 10-15 km da qui a San Michele, cioè un po' di più qua, meno 5 km, d'accordo, sono pochissimi. C'è un inceneritore fermo da 20 anni che grazie a Dio non è mai partito. Questa amministrazione non solo vuole farlo ripartire, ma lo vuole raddoppiare, costruirà a fianco altre due linee per bruciare rifiuti. Allora nel 2013 i rifiuti non esistono più, tutto si può lavorare a freddo, si può convertire in nuovo materiale da usare per fare decoro pubblico, sottofondo per le strade, possiamo creare un circolo virtuoso, noi siamo i leader in Italia, siamo tra le regioni e le città più virtuose con la raccolta differenziata. Allora se tu sei un amministratore che ci tiene, i tuoi cittadini, sputi sangue, ti metti di traverso, non fai costruire un cammino in città per bruciare rifiuti. Grazie, scusate, lascio la parola alle colleghe. E noi invitiamo Patrizia Diodato, sono di Verona e... Avanti. C'è una moltitudine inarrestabile di queste persone che va verso la visione del futuro.
noi non dobbiamo fermarci, l'Italia non deve fermarsi, nostri giovani, talenti, premi Nobel, potenziali e quelli che abbiamo avuto, Ritalini, Montalcini, Tulpecco, persone straordinarie, sono andate all'estero perché qui non hanno potuto trovare una grande realizzazione. Soltanto quando hanno realizzato all'estero sono stati riconosciuti qua. Bene, questa tendenza si deve invertire. Noi dobbiamo mantenere i nostri ragazzi qui. Io ho un figlio di 18 anni, io voglio che faccia la fortuna del suo paese oltre a quella di se stesso e che renda grande la nostra scienza e la nostra conoscenza. Per cui aiutateci a fare questo, Movimento 5 Stelle è l'unico strumento per l'Italia. Signori, siamo alla fine, c'è un attimo di questo, presto non si perdono qualcosa, se abbiamo anche per buttarli via, noi li prendiamo, e volevo dirvi rappresentanti di lista, nel senso di andare ai seggi e quindi cercare di per dire qualcosa. Il 17 di febbraio c'è il, dov'è che è? Il Piatto del Popolo, la presentazione a San Michele, il 15 di febbraio c'è la presentazione il Piatto del Popolo a San Michele dei candidati alla settima circoscrizione, che è importantissima perché se diciamo che cominciamo dalla base dobbiamo cominciare da casa nostra. Grazie e adesso sono due ricercatori che sono venuti dalla Francia, da Parigi e dalla Germania, non possono parlare perché sono già in campagna elettorale, quindi non possono parlare in pubblico, però voi potete mettervi in contatto con i vostri amici fuori dall'Italia su movimento5stelle.eu Europa. Perché lì c'è il voto di preferenza, insomma siamo riusciti a portare a chiudere tutte le circoscrizioni nel mondo, abbiamo fatto un miracolo, siamo coperti in tutta Italia, siamo coperti in tutto il mondo, quindi dopo questo vorremmo fare, e credo che l'avete già fatto, per finire volevo registrare, anzi ringraziamo questa signora gentile che si esprime con la lingua dei segni per i soldi, quindi grazie di esserci. Grazie signora di questa cosa meravigliosa che fate. E quindi vorremmo fare una ola, come si fa? Come l'avete fatta? Da dove cominci? Allora, se partite dall'estrema sinistra facciamo una ola, la registriamo e la mandiamo in Olanda e in Danimarca. Al mio tre, come fa? Alzano le mani? Come lo scasa? Il grido la ola? Io non sono mai stato allo scasa, che cazzo? Allora, al mio tre, ola con le mani. Uno, due, tre, via! Se non volete sapere il verbo, andate in nome. Grazie a tutti. Grazie, siete fantastici. Grazie. Buona serata. Mi fai un'altra linea di missione? Dai, che fai? Non ti preoccupare, mi rompere vicino. Vai. E che devo fare? Quello che vuoi tu. Scusa, permetti, mi fai passare per favore? No, non mi fa passare. Posso condividere adesso? No, allora
perché, no, così perché sbaglio, non è così. Ma io credo che sia un disguido tecnico. Oggi hanno bannato anche me. ci sono degli hacker che entrano dentro, davvero? No, la tecnologia è quella. Ecco, prima di tutto che Monti deve. Sono Michele Croce, sono stato il più votato nella lista Tosi qua degli esordienti. È una banda di banditi. Ciao! Ciao! Vai, salvo! Apri! Com'è? Un attimo! Beppe, siamo ancora in diretta, vuoi fare una dichiarazione? No!